La mia famiglia ha avuto la possibilità di comprare l'azienda Loredan Gasparini nel 1973, è un'azienda che è stata riconosciuta, era riconosciuta da tempo per la produzione di vini rossi, e un vino rosso in particolare denominato proprio Venegazzù, che è il nome della zona, e quindi una zona conosciuta proprio nei secoli per la produzione di tagli a base di Cabernet Merlot e dei vini veramente di grandissima originalità, sono stati riconosciuti a partire dagli anni 60-70 come tra i vini italiani quelli che sono distinti maggiormente a livello qualitativo. La nostra famiglia ha continuato dagli anni 70 in avanti a coltivare sempre il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot e Malbec, che fanno parte appunto del taglio di questo Venegazzù, e cercare appunto di esprimere al meglio quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, dei nostri vini. Capo di Stato è un vino che nasce negli anni 60, nel 1964, prima annata, e nasce con un'etichetta particolarissima, un'etichetta di un artista chiamato Tono Zancanaro, un artista padovano, aveva creato appunto un'etichetta senza nessuna descrizione, ma un'immagine di un bacco con delle rose, e quindi un'etichetta che ha subito anche caratterizzato il vino proprio anche dal punto di vista della presentazione. E il vino nasce in una vigna degli anni 40, una vigna molto vecchia che però dà un frutto veramente particolare e unico grazie appunto a delle viti che in origine arrivavano dalla zona di Bordeaux ma che sono diventate delle viti uniche. Una delle caratteristiche principali della zona di Venegazzù è proprio data poi dalla sua posizione. Si trova ai piedi del Montello, una collina che pur non essendo molto alta, sono solo circa 300 metri di altezza, però offre un microclima veramente particolare e unico, che è quello che dà la struttura originale ai nostri vini. Sono quindi un insieme di fattori che creano un connubio che veramente dona dei vini di straordinario carattere. Qui a Venegazzù si vive proprio la cultura, la tradizione del vino da centinaia di anni. Dicono appunto che ci siano già dei testi del 1300 che parlano del vino della zona di Venegazzù. Questo è stato sicuramente portato avanti dalla famiglia Loredan, che a partire dal 700 ha ripreso appunto a coltivare la vite in questa zona. Una somma di tradizioni veramente lunghe, cerchiamo di valorizzare come al migliore dei modi.